Ciao a tutti ragazzi, sono ND e bentornati su Car Mechanic Simulator 2015 e sul mio canale. Allora, l'ultima volta avevamo lasciato la macchina d'epoca sulla banco prova e ho fatto le prove, siamo messi abbastanza male a quanto pare. Poi ho preso un'altra vettura, questa vettura la mandiamo subito al test diagnostico. Mentre quella vettura sta al test diagnostico, questa la tiriamo su perché mi serve da andare a vedere altre cose. Andiamo nel test diagnostico, facciamo il test diagnostico a questa vettura, così che poi possiamo provarla, testarla e andarla a fare un giro. Anzi, io direi di fare un giro anche su quell'altra, mi sa che ci conviene, raga. Perché se no, start... Che cazzo è il turbo? Ah, l'aria condizionata. Perché se no, raga, quella mi sa che sarà difficile a scovare tutti i pezzi, tutte le cose. Vabbè, tanto ci proviamo, poi vedremo, dai. Poi se vedrà, chi vivrà, vedrà. La Napolita. La 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 la, te puzza la. No. Vabbè, dopo ste cazzate uno si può pure buttare a fiume. Allora. Vabbè, qui non siamo messi abbastanza male. L'importante è forse. Eccolo. Sicuramente freni, cose varie. Non sta messa proprio a zampa all'aria. Vediamo un po' se mi fa fare una. Eccola qui. Prova con. Facciamo prima la prova con questa, che è la vecchia vettura. E poi faremo la prova con l'altra vettura e vediamo che succede. Oh yeah. Oh yeah. Oh, che figa. Che bella. Marmotta pure. Se la balbetta pure quando gira questo. Ui, mazza come giri male. Oh! Mamma mia. Raga, vi dico, fermate proprio. Fermatevi proprio sta macchina. Sballonzola tutta, oh. Ma che cazzo di macchina. Non si può fa, non si... No, è incontrollabile, raga. Ve lo assicuro, è proprio incontrollabile. Porca vacca che roba, oh. Ma una cosa impressionante, non... sballonzola tutta, si muove tutta. È incontrollabile. Uno schifo. Ma proprio schifo, schifo. Porca vacca che roba. Mai mi immaginavo, tranne che sballonzolava così, ma proprio una merda, raga, una merda. Una cacata. Madonna come sta messo male tutto però, fratello. Che diamine, oh. Se fammi più un caffè perché qua mi tocca lavorare come un fiume da merda. Fra un pochetto. Cioè, tutta qua roba sfonnata. Mi tocca per forza lavorare fino al 2015. Alla fine del 2015. A Natale del 2016 forse finirò le macchine. Forse. Ma dico forse. Ok ragazzi, oggi è domenica in realtà. Oggi è domenica, sì, questa dovrebbe essere la puntata della domenica. Che ne pensate, che ne dite, che è stata fatta domenica? Dovrebbe essere anche 2 agosto. Ah, io il 2 agosto, raga, c'ho una mega prova su una vettura monoposto. Mi hanno regalato, se riesco a fare un video, vi posto il video su YouTube, raga, è favolosa quella cosa è veramente figa. Mi hanno regalato praticamente questo... Mi hanno regalato... La mia ragazza mi ha regalato questo giro, anzi erano 3 giri su una monoposto ad Aprilia. Porca puttana. Sono andato oltre. Mi ha regalato praticamente 3 giri su una monoposto, sulla Renault monoposto. Raga, tipo Formula 1, fighissimo. Io spero che se riesco a fare un video o qualcosa, vi posto qualche immagine, forse qualche foto, se ce la fa mia ragazza, gliele faccio fa. E vi posto qualche foto su Facebook. Chi non è iscritto a Facebook, scrivetevi sotto, link in descrizione, così magari posto tutto lì. E niente, credo che sarà una giornata epica per me. E bellissimo, non vedo l'ora. E non vedo l'ora che ha rivisto 2. Allora, quello che mi sono la ruota, barra stabilizzatrice, barra c'è tutto rotto, mortacci di te, pure te. Vai, mettetela sopra, va.
Allora, cominciamo subito subito con la vecchia vettura, perché qua sta messa veramente male, raga. Ma veramente, veramente male. Quanto vuoi di minimo? 48. Bene. Vuole 48 di minimo. Vuole 48 di minimo. No. Prima 3. Poi 1. Non si può fare. 2. Sì, che si può fare. Questo me lo fa fare, fratello. Bene. Albero a gomito. Albero a gomito. Scusate, raga, sto a dormire. Albero a gomito. A misura dell'elettronico mo fa? Oh, che figo. Non lo sapevo. L'OBD no, perché non c'è entrata porta UOBD. Però il misuratore sì. E sta bene, sta bene. Allora, che per fare qua? Tocca smontare il mondo. Tocca praticamente smontare il mondo. Vediamo un po' la ruota a che posizione sta. 55%. Bene. Qua tocca smontare veramente tutto. Questo sta al 16%. Questo pure. Questo è da smontare, questo me lo levi, questo me lo levi. Perché devo controllare anche a che posizioni stanno. C'hai ragione pure te, c'hai ragione pure te. C'hai ragione pure te. Questo viene via con me, questo viene via con me, questo viene via. Questa viene via. Ok, questo viene via con me. 57, questo quanto sta? Fammi un po' un check up. 53, ottimo. Ok, poi il qua tocca togliere questo. Anche se sta al 51, ma devo togliere questo. Questo viene via con me, questa viene via con me, questo viene via con me, perché tanto il cambio qui è da sistemare completamente tutto. Ruote qua togliamo. Perfetto. Poi questa qua viene via con me. Devo togliere questo. La barra stabilizzatrice la devo completamente eliminare. Poi questo viene via con me, che devo togliere la scatola dello sterzo. Viene via con me anche questa. Perfetto. Questo viene via con me. Questa viene via con me. Questa viene via con me. Oh, gli fa tutto insieme, perché sennò affittiamo a Natale. Questo viene via, perché devo smontare questo di sotto. Ok, via questo, via questo, via questo. Allora, praticamente, ragazzi, su sta macchina qui c'è da rifare completamente tutto. Voi forse non vi rendete conto, ma qua stiamo messi veramente male. È giallo, è 55, va bene. 55 va più che bene. 55 va più che bene. Questo sta messo bene. E no, troppo. Questa va bene. No, questo non va bene. Vieni con me. Lo scarico sta qua. Perfetto. E sta bene. Ok. Prima di tornare qua, io però vorrei smontarmi questo. Eccolo qua. Questo qui viene via con me, perché così almeno posso smontarmi il cambio dopo. Ok, perfetto. Ora posso smontarmi il cambio. Perfetto. Tutto viene via con me questo. Sta messo male secondo me. Sta messo veramente male. 12%. Proprio malissimo. Qui stiamo messi ancora peggio. Ok. Queste vetture purtroppo sono macchine vecchie. E le macchine così tanto vecchie hanno un sacco de problemi, un sacco di cose che non vanno bene. Ovvio che se stanno messe male, non è che possiamo fare chissà cosa. Allora, qui abbiamo più o meno tolto tutto ciò che possiamo cambiare, che dobbiamo cambiare. Il minimo è il 48%. E mi sembra che il 48% della macchina va buttata. Porca puttana che roba. Cioè, stanno messi proprio male queste macchine. Ma com'è? Smontaggio del veicolo. Accessibile al vano motore. Niente, queste sono cose che neanche voglio controllare, perché sennò poi perdiamo tempo. Allora, che cazzo ho aperto?
Devo aprire prima questo. Partiamo dal basso. Un volano. Questo sta bene. Uno spingidisco e una scatola del cambio V8 o HV. Allora, abbiamo bisogno di un pezzi della Mulak. No, questi sono di quella macchina là e basta. Questo è il negozio di tuning. Carrozzeria. Quindi dobbiamo prendere tutti qua pezzi. Quanto pare. Allora, volano. Volano. Allora, un volano. E fino qua lo abbiamo preso. Uno spingidisco, una scatola del cambio V8 o HV. Allora, cambio V8 HV, eccolo qui. Poi, uno spingidisco. Eccolo qua. Quindi questi li possiamo benissimo vendere. Poi io vorrei vedere che si può riparare. Se si può riparare qualcosa. Bene, c'è da riparare qui. Si potrebbe riparare questo. Porca puttana. Porca puttana. Ho peggiorato solo i pezzi. Quindi vaffanculo. Vaffanculo. Ho peggiorato i pezzi. E son coyote. Sono proprio un coyote. Ho solo peggiorato i pezzi. Perché? Perché ancora non ho sviluppato bene la percentuale, raga. Purtroppo quella, finché non arriverò al 100%, che riparo ogni volta che lo tocco. Allora, silenziatore posteriore V8 o HV. Scriviamo solo V8 o HV. Sì, esce fuori tutto il mondo qua. Eccolo qua, silenziatore V8 o HV. Intanto ho rotto metà da roba che dovevo prendere, porca di quella vacca maiala, oh. Allora, uno. Uno, due. Due dischi. E ci stava pure un'altra due pinze, mi pare. No, questa sta bene, una pinza sola. Quindi due dischi. Due pastiglie. Una, due. E una pinza. Questo perché? Perché non mi sono fatto l'affari mia e non ho fatto quello che dovevo fare. Allora, questa via. Poi dov'è l'altra? Questa via, questa via. Adesso andiamo per ordine. Il 48 è il minimo. Scatola dello sterzo. Tirante interno. Tirante esterno. Barra stabilizzatrice anteriore. Allora, scatola dello sterzo. Sterzo. Scatola dello sterzo. Barra stabilizzatrice anteriore. Poi tirante interno. Tirante esterno. Tirante interno. Allora, abbiamo, questa l'abbiamo presa, questo l'abbiamo preso, questo l'abbiamo preso, questo l'abbiamo preso. Ora mi serve condotto scarico anteriore V8, due condotti scarichi anteriore V8. Scarico, due condotti, eccolo qua, OHV. Due condotti di scarico. Ed eccoli qui. Un altro tirante interno, perché ne ho preso uno solo. Tirante interno. Allora, trasmissione. Un altro tirante interno. Un collegamento estremità barra stabilizzatrice. Allora, tirante interno. Un altro collegamento. Collegamento. Porca. Collegamento. Qual era? B o A? Porca puttana, mi scordo sempre B. Che diamine, oh. B. Che poi non ho capito la differenza ancora. Però vabbè. Poi, inventario. Che abbiamo? Questo me lo vendi che l'abbiamo già comprato. Questo lo vendi che l'abbiamo già preso. Una molla anteriore. Un braccio superiore delle sospensioni. Allora. Molla anteriore. Braccio. Braccio. Non esiste il braccio. Il braccio. Braccio del basso. Superiore. E poi ho sbagliato.
Braccio via, molla via. Allora, disco del freno ventilato, uno spingidisco della frizione, un cuscinetto della frizione. Allora, disco, spingidisco, un disco ventilato e un cuscinetto della frizione. Bene, dovrei aver preso tutto il necessario. 49 va bene. Questo l'ho preso, se non sbaglio. Fa vedere. No, è quello inferiore, non era quello superiore. Porca puttana. Allora, mi serve un altro braccio. Eccolo qua. Perfetto. Ora, rimontiamo il tutto. Vediamo che possiamo montare qua. Questo stava qui, se non sbaglio. Vabbè, noi rimontiamo sti cazzi. Come va, va. Come va, va. Perfetto. Perfetto. Lo so, non t'ho spinto niente, tranquillo. Relax. La molla. Il tappo. Il disco. La pinza. Vai così. Anche se questo andava da là, però non me ne fotte una minchia. Qua ci vuole il tappo. Qua ci vuole questo. Da là ci vuole questo. Qua ci vuole questo. Qui ci vuole questo. Qua ci vuole questo. Perfetto. E qui possiamo rimetterci la ruota. Perfetto. Poi qui il volano. Il disco. Lo spingidisco. Ne ho comprati due. Porca di quella puttana Eva. Ma perché cacchio non sto attento, dico io. Un cuscinetto. Ne ho comprato un altro. Che cacchio. Ma perché non sto attento, dico io. Perché? Perché non sto attento. Oh, che diamine arrapata. Il diamine arrapato. Guarda. Ok. Mi rimonti staffare. Che diamine, un'altra volta. Che diamine, un'altra volta. Poi, da qua. Metti il mozzetto qua. Porta mozzo. Poi, qua, questo, questo. Vai così. Ok, poi mi metti il superiore. Poi mi metti l'ammortizzatore. Poi mi metti staffare. Dai un po', che qua stiamo ancora alla parte anteriore e devo fare ancora la posteriore. Muovi un po' sto culo. Poi qui abbiamo qua tirante e tirante e vai così. Motorino di avviamento e vai così. Che altro ti manca che non mi fai mettere la ruota? Che ti manca? Ah, il tappeto. Batta, pianta il secchio. Pentappetto. Ok, perfetto. E ok. Allora, abbiamo fatto anche qua. Poi mi smonti via tutta sta roba, per favore. Aspetta, aspetta, porca vacca ladra. Questo, vendi. Questo, vendi. Porca vacca. Questo perché? Perché non mi sono fatto gli affari miei. E non sono andato a controllarmi. Porca il vaccone. Ladro, ladrone. Ok, questo non tocca smontarlo. Tocca smontare pure questo. Perfetto. Poi il disco sotto va smontato. Questo sta al 57. Questa va smontata. Questa quanto sta? 52. Questo sta bene, questo sta bene, questo non si sa. Questo qua, se 56 va bene. Questo va smontato. Boccoletta sta bene. Anche questa. Smontiamo la ruota. Via questa, via questa. C'è ragione, via questo, via questo. Ok, 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 perfetto.
Questi li smontiamo perché fanno schifo. Tutta arrugginita sta macchina. Ok, e questo, via. Questo sta bene. A posto, a posto, a posto. Andiamo a vedere che dobbiamo acquistare. Allora, disco balestra, cavalletto balestra. Disco balestra, cavalletto balestra. Me ne servono due e due. Allora, T come teletette. Balestra. Ok, due cavalletti. Due dischi. E ci stiamo. Inventario. Questo, via, questo, via. Questo, via, questo, via. Poi abbiamo ganasce del freno. Freno a tamburo. Quante ganasce so? Una sola. Freno a tamburo sta al 49%. Questo voleva il 48%. Va benissimo. Sta a posto. Ci sta, ci sta. Allora, ganasce del freno e il freno a tamburo mi serve. Allora, freno. Perché mi serve la ganasce del freno e il freno a tamburo. E ok. E via questo, via questo. E l'abbiamo. Ammortizzatore posteriore B. Boccola in gomma piccola. Allora, ammortizzatore... ammortizzatore posteriore B. Boccola in gomma piccola. Perfetto. Abbiamo preso anche queste due faccendiere. Poi abbiamo bisogno di un asse motore rigido. Rigido. Asse motore rigido. Va bene. Compriamo l'asse motore. L'asse motore. Asse motore. Rigido. Rigido con la T. Perché a me piace dirlo con la T. E chi se ne frega. Ok. Rimontiamo il tutto. Allora. Qui abbiamo bisogno di questo. L'asse motore. Non quello nuovo. Qua c'è quello vecchio. Quello nuovo sta dall'altra parte. Poi qui. Questi stanno tutti e due pari. Non c'è bisogno. Qui era quello che stava da qua. Perfetto. E ok. Perfetto. Abbiamo ricostruito la boccolella, quella piccolella. E abbiamo rimesso anche la boccolella piccolella. La boccolella piccolella. Basta. Sono di stronzate. Allora, no, vorrei ritornare qui perché devo ricostruirmi un attimo qui la zona della Batafian del Secchioselli, eh? Perché questa era quella vecchia ed è qua ce n'era una nuova. Ce n'era bisogno di quella nuova. Perfetto, ora torniamo un attimo a bomba qui. Rimontiamoci un secondo al volo il tutto. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Poi rimontiamo al volo qua sotto sta zona. Qui c'è stava quella vecchia. E dall'altra parte c'era quella nuova. Perfetto. Poi mettiamo dentro questa. Vai così, fratello, vai così che abbiamo finito. E andiamo a controllare che altro ha bisogno questa vettura. Niente, abbiamo finito tutto. Vendi. Cioè vendi. E riportagliela va. Sto cadavere. Proprio un cadavere di macchina. Ma come si fa? Allora, innanzitutto facciamo i scanner dovuti. Poi, dopo dei scanner dovuti, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Oh, un convertitore catalitico sta messo abbastanza male, eh. Poi, test della compressione. Vai con la compression. Comprimi, comprimi. Perfetto. Compressione andata a buon fine. Ah, sta tutto a posto. Misuratore elettronico. E dopo di questo noi possiamo vederci in un prossimo episodio. Ok? Ok. Bene ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Come sempre sono di D, ricordate di iscrivervi, lasciare un commentino. Io intanto prendo un'altra vettura, che non è questa, ma manco questa. Prendo questa. Il Bolt Reptilia. La Bolt Reptilia. Che cazzo le macchine di merda. Io non lo so, boh. La Corvette degli anni 60, ragazzi. Vabbè, sti cazzi. Allora, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Come sempre sono di D, ricordatevi di iscrivervi, lasciare un commentino.
impossibile avviare il motore. E noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti. Gna gna.